Odi Freddi, un minuto. Ma io non sono d'accordo sulla questione dei figli, devo dire la verità, no? Sento sempre dire che bisogna fare più figli, no? Appunto in parte per pagare le pensioni. Prima di tutto bisognerebbe fare pensioni contributive, no? E non assistenziali, e il problema in parte si Sono risolverebbe. Però contributive. si sa che i paesi in cui si sta meglio sono proprio quelli in cui la popolazione è poca, in cui ci sono tante risorse e ce le si può spartire. Veramente Si è visto prima l'Uruguay, che è considerato uno dei paesi appunto in cui si sta meglio al mondo, no? E non è un caso che sia un paese enorme con pochissima popolazione. Il Bhutan, che è un altro dei paesi che hanno assunto non il PIL ma il FIL appunto, no, come metro di giudizio, è di nuovo un paese piccolo che però ha 600.000 persone e può permettersi di fare questo, no? Però anche nei casi in cui la popolazione è grande, prima citava Amartya Sen, che è uno degli economisti, premi Nobel per l'appunto, che dicono che gli unici che basarsi soltanto sul PIL come indicatore è miopia economica. No? E non invece la cosa giusta da fare, ha fatto uno studio ad esempio su come stanno gli indiani del Kerala e i neri degli Stati Uniti, e si è visto che se si prendono in considerazione anche altri parametri, che sono appunto la scolarizzazione, la vita media, la natalità infantile, la mortalità infantile, eccetera, stanno meglio gli indiani del Kerala che i neri degli Stati Uniti, no? Il che significa che insomma, spesso noi guardiamo soltanto al di là del nostro naso e non sappiamo avere una visione un po' più generale come quella che per esempio Mujica ci ha fatto vedere.